Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da un'idea di ATP, di nuovo con il video sfida Dominator che ci propone Cypercard, l'amico Cypercard che vuole sfidarci a Dominator dopo aver visto probabilmente il video che avevo fatto dell'Happy Commodore Christmas Skiron, che non era nient'altro che Dominator, ma al secondo livello da edicola, perché Dominator è un titolo multi-load. Volevo aspettare che mi arrivasse l'originale, perché l'ho ordinato per rispondere a questa sfida, ma poi preferisco farla ora perché, visto che ho ordinato il gioco dall'Inghilterra, non so quanto tempo mi sta via, e quindi, visto che poi hanno già risposto MD e anche la macchina del tempo, è meglio farlo subito. Meglio farlo subito. Dominator, io non è la prima volta che ci gioco a questo, perché avevo già scaricato ai tempi ogni tanto un po' di partite. Facevo Dominator perché System 3 89 è uno soprattutto coi contro questi, eh? Uno soprattutto coi contro, molto bello, molto bello. E vi dirò che arrivavo anche al board ai tempi. Comunque riuscivo tranquillamente, così si può dire, ad arrivare al boss del primo livello, ma probabilmente magari avrò sicuramente smentito da questi tre tentativi, ma io sono avvantaggiato perché ho visto i vostri gameplay e quindi ho avuto la possibilità di studiarmi di nuovo i pattern dei nemici, perché qua è importante sapere cosa fanno i nemici. Ma bando alle ciance, adesso non ricordo a memoria il punteggio, ma nei miei competitor, ma poi c'è ancora Zombie Gamer che deve rispondere con Commodorista, speriamo Salvatore Forenza, speriamo Eugen Cruz, Pedras Blancas, che è un po' che non risponde più, vediamo se si aggiunge anche Mega Dylan. Andate a vedere Cypercat come si è comportato, che ha lanciato la sfida, come andate a vedere MD e tutti gli altri. Ma appostiamoci a fare la nostra sfida. Dominator, parte verticale, ma un gioco stronzissimo. Dominator, la cosa bella è che si muore subito così. No, la cosa bella è che io avevo studiato i pattern oltretutto, eh. So che questo viene qua subito, lo uccido perché non mi spara. No, non vi. Vabbè. Vabbè, dai. Buona la prima, pessima, pessima la prima. Ma dove cazzo mi fa partire? Non mi fa partire dall'inizio. Non mi incazzo oggi. Non mi incazzo. Dopo tanto tempo che non gioco a Dominator, non vale la pena incazzarsi. Io so che riuscivo ad arrivare, mamma mia, al boss del primo livello, ma tanto tempo fa, quando ero giovane e esperto, sto perdendo tutte le vite subito all'inizio, così facendo pessime figure. Mamma mia, no, non sto. La partita qui è, com'è che si dice, solo di Dominator va domato. Dominator va domato. Dominator va capito. Dominator. Oh, ho superato la prima fase qui delle libellule. Ci sono le libellule, ci sono gente che mi arriva da dietro e mi uccide. Perché sì, perché la mia partita finisce così, con 2112 punti, perdendo subito. Così, ma Dominator è anche questo, perché Dominator serve pratica. Dominator serve di trovare la partita giusta, perché si può fare il partitone in Dominator. Io adesso parto in maniera diversa, guardiamo se il risultato cambierà. Loro ti sparano sempre. Dominator, il segreto in Dominator è tenere spazzato via tutto, ma loro ti sparano sempre. E perché va così? Dominator va così. Porcaccia impestata, non incazziamoci a giocare a Dominator oggi. Una felice giornata. Io so che Dominator può regalare soddisfazioni. Astronave gigantesca. Riesco a superare quella fase qua, che è una delle fasi più difficili di tutto il livello. Ve lo dico io che è una delle fasi più difficili di tutto il livello. Riesco ad arrivare alle libellule. È già qualcosa. Sono arrivato alle libellule. Poi c'è quello stronzo qua che mi. Guarda, No, non mi ha ucciso. Ci sono cerchi. Forse abbiamo superato una fase critica. Poi arrivano da dietro. Dominator, bisogna stare attenti perché arrivano da dietro. Poi sparano, continuano a sparare. Stiamo già andando meglio, ma bisogna stare attenti. Comunque è fatto benissimo quel gioco qua, eh. Astronave gigantesca. Poi il gioco cambia totalmente, come abbiamo visto in Skiron, e diventa uno sparatutto orizzontale. E questo è bene. Bella quella cosa qua dell'autofire, che mi aiuta, mi sta aiutando parecchio. Tutto, lo sapevo io, prenderci la mano in Dominator. Mamma mia. No, questi mi sparano. Non sparatemi più, morite tutti. Ok,
libellule. Io so che arrivavo al boss, perché non dovrei più riuscirci adesso? No, ma questa... questa me la sono cercata, questa sono andato in traiettoria a cercarmela. Dove mi fa partire? Io voglio arrivare al boss. Sui tre tentativi. Si possono... No, mi fa partire ancora da qua, ma questo... Questo mi fa fare più punti. Questo mi fa fare più punti in Dominator. Anche se io non avevo voglia di rifare... Mamma mia. Di rifare parti di livello, sinceramente. Mamma mia. Rischio. Rischio tantissimo, ma... Porco il diavolo. Bisogna rischiare in Dominator. Guarda che stronzi che sono! Io voglio arrivare al boss del primo livello. Qui sono già 5.000 punti, eh. Il vantaggio di averlo già giocato è quello, ma comunque rimane un gioco molto ostico. Molto ostico. Un gioco difficile da padroneggiare, ma se questi qua, guardali, sono imprevedibili, molto imprevedibili. Libellule, le libellule mi fottono ancora, maledette. Niente, non riesco a arrivare al boss, ma io non accetto questa cosa. Ho l'ultimo tentativo, io devo riuscirci, perché so che posso farlo. Se riuscivo una volta, perché adesso non riesco più ad arrivare al boss? Porco il demonio, quanto è stronzo quel gioco qua. Quanto è stronzo quel gioco qua. Ma non facciamoci prendere dal panico. Soprattutto sparano da dietro quei maledetti. Sparano da dietro. Sparano davanti. Sparano a destra. Sparano a sinistra. Loro sparano sempre. E riescono a ucciderti. Perché sì. Ok. Questa è una fase critica, come ho detto. Ma a parte che ce ne sono tantissime di fase critiche in Dominator. Ma... Ok, già superato questa, è già qualcosa. Guardate quei maledetti, bisogna prestare molta attenzione a tutto. Ottimo. E sperare che giri anche un po' bene, perché in Dominator bisogna sperare che giri anche bene per arrivare almeno al boss del primo livello. E proviamoci. Proviamoci. Non dico sta andando meglio, perché sennò mi uccideranno subito. Guardate come vengono in formazione bastarda. Mamma mia, questi mi fanno sempre... Sono ancora le libellule. Vai libellule, morite. Ok, sono morte. Posso distruggerle anche questi, si spaccano. Ottimo. Superate le libellule, guardiamo cosa mi aspetta. Sono... Non manca comunque tantissimo, mamma mia, al boss, da qua. Un paio di quelle formazioni qui. E non manca tanto, sono quasi fatta. Arrivare al boss, al terzo tentativo, al boss del primo livello, ovviamente. Dominator A. Mamma mia, 4 livelli, 4 o 5 livelli, adesso non ricordo. Conosco abbastanza bene il primo, il secondo, visto che ho giocato in Skiron. Sono quasi al boss, mi manca poco, dovrebbe essere il boss. No, ci sono ancora questi che probabilmente mi uccideranno, invece no. Non mi uccidono, sono al boss. Eccolo qua, il boss non sono mai riuscito a ucciderlo, perché in realtà non so esattamente, dovrebbe stare qua... penso che lo colpisco così, ma oppure bisogna colpirlo dove apre la bocca, ma quella sfera lì, quella centrale, è invulnerabile, porcaccia la miseria, e questo complica la cosa. Dove mi fa partire? Perché non mi fai partire il boss Dominator, che sono arrivato al boss? Perché muori sugli anelli? Niente, è andata così, però al boss ci sono arrivato, queste sono soddisfazioni. Queste sono soddisfazioni in Dominator. Guardiamo l'ultima vita. Vediamo di fare ancora un po' di punteggio, perché i miei avversari sono ancora molto agguerriti. E sarebbe una bella soddisfazione uccidere il boss. Mamma mia, sto andando a incespicare. Sto rischiando tantissimo. Ok.
sono ancora il boss ormai, no, mancano ancora la formazione che mi arriva da sotto, che probabilmente, mamma mia, mi ucciderà. Invece no, non mi ha ucciso e sono nuovamente al boss, che però vorrebbe capire, non so se così va bene, se così muore, ma magari devo avvicinarmi a colpirlo qui in mezzo, non lo so. Comunque dai, ho raggiunto il mio obiettivo, sono di nuovo tornato al primo boss, poi il gioco multiload va avanti, diventa uno sparatutto orizzontale, abbiamo visto in Skyrim. Il gioco è fantastico, quindi partecipate, perché Dominator mette alla prova i vostri riflessi e le vostre capacità. Io adoro questo genere, i shooter qui li ho sempre adorati. Grazie Cybercat, ottima scelta, grazie a tutti, partecipate in massa, alla prossima, ciao!